Belgio-Francia per la seconda semifinale di Nation League è stato spettacolo puro all'Allianz Stadium di Torino, una partita interminabile decisa solo al 90° dalla milanista Hernandez con un sinistro al fulmicotone dei suoi. Un 3-2 finale che segna una straordinaria rimonta da parte dei transalpini dopo che il primo tempo si era chiuso 2-0 per i belgi grazie alle reti di Carrasco e di un meraviglioso Lukaku, culminante il tiro basso verso l'alto dell'ex interista. Forse un po' di responsabilità del portiere Loris visto che la conclusione è sul primo palo. Va detto però che in precedenza il portiere del Tottenham aveva salvato la Francia con un intervento da alieno. Prima frazione di gioco nel segno del Belgio, ma l'incompiuta del calcio mondiale crolla nella ripresa. Danni, una rosa profonda e di qualità per la nazionale allenata dal commissario tecnico spagnolo Martinez, però i diavoli rossi non riescono a decollare e soprattutto a consacrarsi definitivamente. Finale ricco di emozioni, al 69° Mbappé pareggia su calcio di rigore che il confuso arbitro tedesco Siebert assegna dopo essere stato richiamato dal VAR e dopo aver rivisto l'episodio al monitor. E adesso la Francia è attesa in finale dalla Spagna, gara in programma domenica 10 ottobre alle 20:45 al Meazza di Milano. Italia di scena domenica alle 15 a Torino contro il Belgio per la finalina di consolazione che vale il terzo posto.